Allora, ok, cos'è una calotta dello spitterogeno? Ok, questa Immaginati l'avevamo doverlo spiegare vista. a un ignorante in materia di barche. Ok, piccolo riassuntino. Serve a far andare il motore, non lo so. La Duke of Milan è un tronco alla deriva senza. Mentre quei tizi cercano l'oro della Manciuria o qualsiasi cosa pensino ci sia su questa bara galleggiante, dobbiamo approfittarne e cercare una via di fuga. Fliss, Ok. volevo solo scusarmi. Insomma, ho preso un abbaglio prima. Come dici, scusa? Ecco, io temo di essere giunto alla conclusione che forse, sai, che tu fossi in combutta con quei tizi. Ma, insomma, è ovvio che mi sbagliavo. Non ti hanno riservato un trattamento migliore del nostro, quindi. Ciao. Aspetta, traduco. Ti sta chiedendo scuse. Ecco, io. Le tue scuse sono Ma non si accettate, possono Yotin. saltare i filmati? Ah no. Oh, non comando. Ok. Bene. No, ok, va bene. Vediamo. C'è un quadro qua. Che succede? Andiamo a vedere vicino al quadro cosa succede. La porta è inutile. Un'altra visione? Chissà perché questa è strappata. Ciao, Ped. Tutto bene, te come stai, ne? SS. Quando ti abbiamo detto che sarebbe stata una breve avventura, c'era qualcosa nelle clausole. Vediamo un Te l'hanno pochettino detto che ti qua. infattura tutti questi cosa dice? extra? Signora J. Rivera, Esatto, appartamento rapimento, 2, sfruttamento 275, sostanza. Lookwood Drive, Lei Crescent dice che Spencer. torna all'ora. La bambolina mi Fare manca sempre impazzire. Quando sfruttamento, tra 3 mesi mi sfruttamento. accorderanno il prossimo congedo, mi Dove tuffero era la tua tra le tue barca? braccia. 3 mesi sono stato in licenza di sbarco insieme a Sempre alcuni stato colleghi, così. abbiamo bevuto qualche birra, ma non devi preoccuparti, mi sto conservando per te, se capisci cosa intendo. Come vai al lavoro? Spero che il tuo capo non ti stia dando più noia, sai, badare a te stessa, certo, ma mi sento inerme a tanti chilometri di distanza e vorrei saperti, assicuro. C'è un buco là. Questa è tutta rotta, sta nave. Ah no, c'è una grata, però. Tutta arrugginita. Ok. Oh. Che cosa ho Vedere. trovato? Buco. Piano. Magari riusciamo a fuggire. Forse dobbiamo aiutare lui. Certo che cade tutto a pezzi. Io non ci andrei già solo perché cade a pezzi e mi farebbe paura. Figuriamoci poi se abbiamo già visto qualcosa di strano. Beh, me ne sarei bello bello in compagnia. O meglio, me ne andrei anche. Resta qui e fa la guarda ai prigionieri. Ehi. Benvenuti ricchi se tenete la bocca chiusa e fate quello che vi dico. Ok. C'è qualcosa che non va qui, questo posto è strano. Olson, l'idea era solo di derubarli. Ma io c'ho l'applicazione dell'Xbox Bay. Basta, fammi vedere un po'. È troppo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Delitto di Mala, del 1947, archeologi dispersi in Iraq. 24 archeologi inglesi sono stati dati per dispersi tra i monti Zagros in Iraq. L'espedizione Olson ha raggiunto il paese lo scorso settembre con l'obiettivo di portare alla luce. Beh, niente. Non dice altro. Vabbè, aiutiamo il nostro amico a fuggire. Come va? Non riesco ad aprirlo. Dai,
tutto arrugginito, come fa un colpo? Vabbè, non puoi fare rumore, in effetti. Mi sembra giusto. Tattico, tattico. Ok. Potremmo forzarlo e scappare. Ma non dovete fare rumore. Ehi, non sappiamo dove potrebbe portare. Scopriamolo. Immagino che dovremmo scoprirlo. Direi proprio di sì. Vuoi che apra un varco a forza? No, ci penso io. Vediamo. Qualcuno deve distrarli. Faremo casino. Sì, giusto. Conrad, fai tu. Ok. Arrica. Siamo sul sicuro, Passiamo al distrai. Ok, ce l'ho fatta. Aspetta. No, spingi. Sacrifichiamoci per gli amici, vai. E ora corriamo. Vai. Tira immobile. Ho capito come devo fare. Ho sbagliato. Forse sto iniziando a capire. Abbiamo lasciato prendere. Non aiutiamo. Abbiamo perso Fizz. Mi sa proprio di sì. Siamo al sicuro. Insomma, ne abbiamo persa una. Non ci si può fermare. No, fanculo. Dobbiamo salvare Fizz. È colpa mia se l'hanno presa. No, no. Niente eroismi. Dobbiamo allontanarci il più possibile. Direi, nel caso. Giusto. Cos'è qua che c'è? Non è meglio controllare? Vediamo un po'. Noto a tutto il personale. Norme supplementari e turni di guardia. A causa delle misure di sicurezza speciali richieste dalla missione, saranno adottate procedure straordinarie in relazione ai turni di guardia. Doppi turni di guardia a tutte le porte per tutte le ronde. Vietato parlare, vietato giocare, vietato fumare, vietato consumare alcolici, vietato giocare d'azzardo. Il personale di guardia sorpreso a violare una qualsiasi di queste norme sarà severamente punito. Se necessario, con ricorso alla corte marziale. Per ordine del capitano Ford. Ragazzi, nessuno entri nella 3A. Sul serio, nessuno. Mi sono spaventato. Ho sentito dei rumori a fianco a me. Mia moglie che è andata a fare la lavatrice. È stata quatta quatta. Poi con le cuffie non ho sentito niente. E quello che mi aggrediscono alle spalle. E qua? Ok, dobbiamo... Tanti vestiti. Mistero sporchi e mutande. Sporchi e mutande peggio. Vabbè, se sono morti prima di lavarli, è normale. Voglio dire. Oh, che era? Che cos'è? Ratum! Ma che era, una lavatrice? Niente, va bene. E perché siamo entrati qua alla fine? Per un bel nulla? Non nulla? Strano, come ricontrollare? Niente. No, non possiamo interagire, ok, niente. Vabbè, andiamoci, che ti devo dire a questo punto. Siamo venuti qua a vedere i calzini sporchi. Andiamoci. Esci?
Chi era? Scusa? Ah, ho visto bene? Era... una donna vestita da marinaio quando... Non c'è più? È solo capire dove sono finiti. Dovevano esserci decine di persone a bordo. Centinaia. Come possono essere sparite? Abbandonando tutto qui. Qualcosa non... Qualquadra non cosa, come dico sempre, qualquadra non cosa. Vediamo un po' con Cargo Holden, Chain Room. Non c'è. Mi sa che non c'era a quei tempi. Può essere, ci hanno pensato dopo. Una cosa più recente. Bah. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Ma la mia bottiglia d'acqua, ce l'ho qua. Ok. Ah, pensavo un altro sul fantasma. Ah, mamma mia. Ok, andiamo. Dio, che sarà successo, Chris? È una tipa tosta. Che ne staranno facendo? Senti, restiamo ottimisti o rischiamo di impazzire, ok? Aspetta, c'è qualcosa... c'è un'altra porta qui? Bagni. Nei bagni si può trovare di tutto. Vediamo un poco. Infatti c'è qualcosa laggiù. Però... ah, una lettera. Bene. Vediamo, non pensavo di trovare una lettera, pensavo di trovare altro. Eileen Reed. Ok, care Ailes. Penso. Finalmente sto tornando a casa. Ci siamo, mia cara. Un ultimo viaggio attraverso il Pacifico potrebbe abbracciare te, ragazzi. Non vedo l'ora di rivedervi. Di a Ned e a Nancy che presto papà sarà a casa e che avrà regali per tutti. Sono contento di essere di nuovo in mare, anche se fa più caldo e che in Oklahoma durante l'estate non c'è un posto in cui riprarsi. Per fortuna le tue lettere mi danno la forza di andare avanti. Certo, vengono censurate, ma probabilmente è meglio perché a volte gli altri le rubano e non voglio che leggano le nostre lettere, naturalmente. Ok, quindi questa è la storia di un altro marinaio. E a noi però, vabbè, ci fa piacere che aveva moglie e figli, ci dispiace che non sia tornato dalla moglie e figli. Però, niente, non c'è nient'altro, andiamoci. Non riesco ancora a capacitarmi. Ho capito. Cosa è successo, Brett? Sarà ancora sulla giù. Non ne ho la minima idea. L'hai sentito? Sì. Quel suono agghiacciante, no. Non controllo lo so. Un attimo. L'hai sentito e come? Qualcosa si è mosso. Ok. Cosa che si muove fa quel rumore, certo. Ho troppa paura. Tranquilla. È un labirinto. Oh, Alex, tu sei così fermo là. Che sta fa? Oh, che bello. Forse si nascondono nella stiva per una festa a sorpresa. Meglio non saperlo. Eccola. Un'altra volta. Allora, mi ero sbagliato pure la prima volta. C'è qualcosa lì. Andiamo a vedere. Che cos'è? Un altro quadro, quindi dovrei avere un'altra visione. Ah, quelli che si sono trasformati in mostri. Questo non va bene. Vediamo se qui... qui c'è qualcosa.
Che cos'è? È un teschio di topo. Se non vado errato, è un teschio di topo. Direi. Vabbè, è morto là il topo. Beh, sembra giusto che ci sia il teschio. Oh, c'è un diario qua. Vai. Vediamo. Niente. Non si può aprire. No, non c'è niente. Ah, sì, invece. Ecco. Giovedì 12. Il capitano ha bandito l'alcol per il resto del viaggio. Quando sei sobrio, ti rendi conto che su questa nave non succede mai nulla. Non c'è stata una risa tra quei due idioti di Wilson e Anderson appena partiti, ma buon Ferris l'ha stroncata sul nascere. Da quel momento questo posto è diventato una chiesa. Ho scambiato due chiacchiere con uno dei ragazzi che hanno caricato la nave. Sostiene che abbiano portato a bordo anche alcune bare e fin qui potrei anche starci, ma ha anche aggiunto che qualcuno si è assicurato che le bare fossero sistemate tutte in una precisa stiva, non è il genere di trattamento che riservano a chiunque. Questo mi ha fatto pensare, chi ci sarà in quelle casse? Venerdì 13. L'alcol era di infima qualità. Perez sosteneva di sentirsi ubriaco già dopo 4 bicchieri, ma secondo me era tutta una presa in giro. Perez sostiene che uno dei ragazzi è riuscito a ricavare del liquore da alcune provviste. Ci vediamo più tardi nella 6 per provare. Sabato 14, a quanto pare uno dei ragazzi ha dato un'occhiata a quelle casse. Voglio parlargli e scoprire cosa ha visto. Magari può aiutarmi a intrufolarmi. Ci siamo, il ragazzo mi ha confermato che può farmi entrare stasera. Andremo a dare un'occhiata. Ehi. Okay. Quindi secondo me tutto è iniziato da quelle bare. Vabbè, aggiungiamo gli altri allora, dai. Eccomi, ci sono. Andiamo da Alex, va. Di qua c'è la luce, di qua. Ok. Questo è un filmato. Vediamo un po'. Eccola. Eccolo il componente che ci serve per poter andare via. Vabbè, dimmi. Lo sguardo. Proviamo a prenderla. Devo stare attenti. Una trappola. Una trappola? No. Però stare attenti non è che farebbe male. A pensarci non è una buona idea. Sì, meglio. Non vale la pena. Ok, questo succede. Mi succede qualcosa? Mi fiderei a stare troppo su questa nave tutta marcia, no? Ah, oh, perché li dovrebbe vedere. Sono proprio belli nascosti, oh. Se giocate pure così a nascondino vincete sicuramente. Chi è là? Je vous ai entendu. Guarda pure in alto, no? Chi è là? Ah. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres.
Trovate l'amica, no? Che dite? No? Che succede? Non dovevamo seguirli. Dobbiamo stare a distanza. Di qua possiamo anticiparli. Vediamo sia più veloce. Ci penso io. Bene.